Maîtrise de souplesse dans un contexte tendresse. Ciao ragazzi, allora video outfit of the day, outfit che ho utilizzato oggi per andare a lavoro. Il tempo oggi, devo dire, insomma, era abbastanza caldo. Stamattina non tanto, insomma, ora di andare a lavorare, però insomma adesso è anche in pausa pranzo, c'è abbastanza caldo. E quindi insomma volevo farvi vedere che cosa mi sono messa. Capelli lisci, come sempre. E come accessorio ho messo questi orecchini che avevo comprato diversi anni fa quando ero andata a Londra, non ricordo neanche dove. Poi soliti anelli, l'orologio della Casio, questo qua color bronzo che ho preso su Amazon. Di qua ho messo questo bracciale dorato con le borchie che è parecchio pesante, il mio elastico e i soliti cruciani, e non ho altro al collo. Ho messo questo top che è molto molto carino, forse non ve l'avevo ancora fatto vedere. Mi era arrivato tempo fa, non mi ricordo il nome del sito, come al solito, ma vi lascio il link nel box informazione, comunque ve lo metto qua da qualche parte. Sotto ovviamente ho messo una canottierina, proprio perché stamattina faceva parecchio freddo. E sopra ho questo top, sia peplum, in realtà è un peplum con le balze, molto molto carino, e ha la particolarità di avere questo spicchio, questo triangolo in... tulle, sì, semi-trasparente sul retro. Per il resto è un normalissimo top a peplum nero, che però insomma lo trovo molto adatto per il lavoro. Sotto ho indossato questi pantaloni beige, che devo dire è la prima volta che indosso quest'anno, perché un po' qualche mese fa ero un po' ingrassata, avevo preso 2-3 kg, poi insomma sia lavorando sia un po' in generale li ho persi, e quindi insomma questi, anzi devo dire che adesso mi vanno fin larghi. Sono dei pantaloni beige molto carini, skinny, beige chiaro. La marca è Maison Espin, è una marca che ha questo, questo marchio qua, e mi piacciono particolarmente perché praticamente nella parte qua delle tasche hanno tutte queste borchiette dorate. Le trovo molto molto carine, le avevo comprate in un outlet, non mi ricordo neanche quanto li avevo pagati, mi ricordo che c'era solo un pezzo ed era la mia taglia, quindi li avevo presi al volo. Sopra ho messo questa giacchina che avevo comprato da un sito sempre, forse da OSAP, ma almeno un paio d'anni fa, quindi insomma non ho più il link né nulla, però insomma non volevo mettere il classico golfino, e quindi ho messo questa giacchina, mi piaceva il fatto che rimanesse corta, mi lasciasse comunque vedere il peplum con le balze, e il fatto che non fosse completamente nera ma ha queste, diciamo, applicazioni un po' oro, un po' argento, che insomma danno un po' di luce, visto che non avevo collane. Ai piedi ho messo queste ballerine, che sono le ballerine pieghevoli della Coco Rose, è una marca, mi sembra inglese, sono delle ballerine, insomma, quelle classiche pieghevoli. Mi erano state regalate per un compleanno, forse 2 anni fa, e non le avevo mai messe perché le tenevo sempre, diciamo, come emergenza, cioè quando non, insomma, magari mi portavo dietro i tacchi, usavo i tacchi, me le portavo dietro nel caso in cui le scarpe mi avessero fatto male, ma non le avevo mai usate. Questa mattina, un po' per necessità, perché non avevo altre scarpe nere da mettere, le ho utilizzate e devo dire che wow, cioè sono super promosse, d'ora in avanti le utilizzerò, insomma, per quanto il tempo lo permette ancora, perché sono veramente stracomode e le trovo anche molto carine, con davanti questo fiocchetto con le perline, insomma le ho trovate veramente carine, e devo dire che mi diventeranno un jolly quando devo andare via perché occupano davvero poco spazio. Nulla, quindi questo era l'outfit di oggi, un outfit da ufficio, ma volendo anche da utilizzare per un aperitivo, per una cena tra amiche, insomma, normale, magari cambiando le scarpe, mettendo un sandalo, un tacco. Spero che l'outfit vi sia piaciuto, un bacione, ciao!